Fu una vasta operazione di soccorso mai tentata prima, che coinvolse oltre 20 navi mercantili e militari di diverse nazionalità, numerosi elicotteri italiani e greci, 477 le persone salvate, affrontando condizioni meteo-marine estremamente difficili, impossibile dimenticare. Erano le 4:30 ora italiana del 28 dicembre 2014, quando le fiamme divamparono nel garage della nave Norman Atlantic, partita il giorno prima da Igoumenitsa e diretta ad Ancona, con a bordo 443 passeggeri, 56 membri dell'equipaggio ed almeno 6 clandestini. Il Mayday alle 4:47, un dispiegamento di uomini e mezzi in soccorso, tre gli elicotteri della base della Marina Militare di Grottaglie. Fu una giornata storica. Io, allora comandante del quarto gruppo elicotteri, mi ritrovai una telefonata alle prime ore del mattino dicendomi che uno dei miei elicotteri stava decollando per sorvolare la zona, che c'era appunto un traghetto in fiamme. Fu anche il riscontro che la scelta di Grottaglie è stata probabilmente una scelta assolutamente azzeccata. 30 ore ininterrotte di lavoro ed è con il calare della notte che rimasero solo gli elicotteri della Marina Militare, uomini addestrati e preparati professionalmente per operare in situazioni simili. Appena è calata la notte, erano rimasti solamente gli elicotteri della Marina, gli H-101, per un fatto di esperienza di volo sul mare e soprattutto con i visori notturni, abbiamo parecchia esperienza in questo campo. E quindi siamo rimasti noi a andare sul traghetto e poi a rilasciare poi i vari naufraghi su nave San Giorgio, che era in zona per supportarci. A dare forza in quelle ore difficili, anche umanamente, il forte senso del dovere. Il ricordo è un ricordo molto forte, sentito di grande onore di aver partecipato a questa operazione e portate in salvo tutte queste persone, riportarle a casa dalle proprie famiglie. Solo grazie a professionalità e competenze si è stati in grado di fronteggiare quell'emergenza, definendo le priorità. E appena arrivati abbiamo fatto insieme al dottore una sorta di triage di tutto il personale presente e diciamo è stata data la precedenza a tutte quelle persone che denunciavano problemi cardiovascolari o diabetici. A 6 anni di distanza, altri voli, altri soccorsi, ma dimenticare è impossibile.